della festa della luce da sette. La quinta edizione, sì, la quinta edizione al freddo, come al solito. Tantissime candele, sì, forse un po' meno degli anni scorsi, perché eravamo qualcuno in meno quest'anno a organizzare e a preparare il tutto, però all'incirca penso che saremo sui 3.500-4.000 candele, come, più o meno come sempre. È sempre un grande impegno, una magica atmosfera però per ricordare Guido. Sì, principalmente per ricordare Guido e tutti quelli che comunque non sono più qua con noi e poi comunque diversamente dalla candelata che facciamo in estate al Musrai, oltretutto ci dà modo di, tra virgolette, di dare sfogo alla nostra fantasia. Il Musrai non è possibile per via del terreno, qua bene o male riusciamo anche a tirare fuori un po' di estro, un po' di fantasia nei disegni. Quest'anno come musicisti due chitarristi d'eccezione. Sì, vabbè, Robbo Bovolenta, che comunque è anche un nostro amico che conosciamo dai tempi dell'ARF, quando veniva su con i ragazzini a fare la prima, solitamente facevano la prima giornata dell'ARF con i ragazzini che suoi allievi. E sì, poi la musica dal vivo come l'altro anno Cecilia è sempre meglio che non una cassetta o un CD. Quest'anno è ancora più difficoltoso organizzarla anche per via delle nuove normative? Sì, notevolmente difficoltoso per via di bisogno di carabinieri, bisogno di dell'ambulanza, del punto di pronto soccorso, bisogno del, fortunatamente l'AIB di Alpete comunque è nostra, diciamo, partner già anche in altre manifestazioni e ci supportiamo con loro. Sì, è difficile, è sempre più difficile riuscire a fare una cosa del genere, oltretutto in un periodo dove comunque come questa sera che fa freddissimo, penso che saremo intorno ai meno 4 meno 5, la gente non è proprio invogliatissima a uscire, c'è il rischio appunto che anche la festa non possa anche non venire bene per via del freddo e per via di tutte le problematiche che ci sono attorno. L'associazione La Neve dell'Ammiraglio è molto attiva, ha avuto un anno molto intenso. Sì, anche quest'anno, quest'estate soprattutto al Musrai, la nostra sede principale, il nostro luogo dove facciamo le cose, abbiamo ospitato Marco Olmo, l'ultramaratoneta, che ha oltretutto vinto ultimamente una gara, mi sembra, in Marocco, Anna Torretta, una conosciuta poi personalmente anche un altro festival a cui siamo stati ospiti, il festival di Estul, del Richiamo della Foresta, dove il presidente di questo festival qua è Paolo Cognetti, che tra l'altro abbiamo avuto l'onore di averlo come ospite il 24 settembre proprio da noi al Musrai. E appunto dicevo, Lan Torretta, che abbiamo conosciuto al Musrai, l'abbiamo rincontrato poi a Estul, noi che a Estul abbiamo comunque presentato il nostro progetto del Musrai, dei nostri lavori, di quello che è stato fatto, di quello che stiamo facendo, di quello che vorremmo fare poi in futuro. È stato un anno ricco comunque di manifestazioni, di ritrovi anche soltanto sul Musrai.